La Voce 24 News. Campania News. San Mauro La Bruca, Salerno. Ennesimo incidente causato dai cinghiali in Cilento. Un ragazzino di 15 anni, lungo la provinciale, stava rientrando a casa con un amico quando è andato a scontrarsi con un cinghiale che gli ha tagliato la strada. L'impatto con l'animale ha causato una forte caduta, trasportato d'urgenza al San Luca di Vallo della Lucania, operato a subito l'asportazione della milza. Ora è in prognosi riservata. Cilento, Salerno. Cammarano, presidente della Commissione Aree Interne, dichiara: Trenitalia e la Regione dimenticano il Cilento, si rivedano le scelte fatte e si rafforzino i collegamenti. Dallo scorso 23 aprile Trenitalia, in accordo con la Regione Campania, ha potenziato, con 20 nuovi collegamenti e 15.000 posti in più, alcune tratte regionali in occasione delle festività legate al ponte del 25 aprile e del 1 maggio. Nel potenziamento, però, la società del gruppo FS ha dimenticato completamente l'area a sud di Salerno, ovvero il Cilento ed il Golfo di Policastro. Penalizzare un territorio ad alta vocazione turistica è incomprensibile e scriteriato. Campania. Nei giorni scorsi, nell'ambito della vigilanza dedicata al settore manifatturiero, gli ispettori del lavoro di Napoli hanno eseguito delle verifiche che hanno interessato 6 aziende, risultate tutte irregolari sotto l'aspetto sia del lavoro che della tutela della salute e sicurezza. L'attività ha consentito di accertare la presenza di 25 lavoratori in nero sui 58 presenti, 7 erano privi di permesso di soggiorno. Con provvedimento dell'Ispettorato del Lavoro è stata disposta per 4 aziende la sospensione dell'attività imprenditoriale. Contestate sanzioni amministrative, inoltre si è provveduto nei confronti dei datori di lavoro la comunicazione di reato in procura. Calabria News. Calabria. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli venerdì 28 aprile sarà a Vibo Valentia ed incontrerà i segretari commissari delle regioni del sud e si intratterrà con il partito calabrese sulla autonomia differenziata. Un momento di approfondimento, formazione e conoscenza che consentirà di conoscere le modalità di costruzione e di successiva applicazione del nuovo strumento che dovrà, naturalmente, anche rilanciare il Mezzogiorno, ha dichiarato il ministro. Alle 15.30 si terrà una conferenza stampa e con la possibilità per i giornalisti di fare domande e approfondimenti. All'incontro saranno presenti il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, il presidente della provincia, Corrado Andolina, il presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, e quello del consiglio regionale, Filippo Mancuso. Parteciperanno tutti i responsabili e militanti del partito calabrese. Basilicata News. Basilicata. A livello regionale occupate 3 camere su 4 per il ponte del 25 aprile. Turismo. Numeri incoraggianti arrivano dall'osservatorio di Assoturismo Confesercenti. A trainare il nuovo boom di presenze turistiche in regione è ancora una volta Matera, dove si registra l'ennesimo tutto esaurito nelle strutture ricettive. Ad aumentare sono soprattutto le presenze di turisti stranieri. Un buon viatico in vista dell'ormai imminente stagione estiva per lasciarsi definitivamente alle spalle l'incubo Covid.